Triste che lo porti la gioia. La grazia da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi, siamo qui riuniti nel nome del Signore per invocare il dono della pace sulla nostra nazione. Monsignor Bettazzi ha fatto tutte e 46 le edizioni della marcia. Che cos'è cambiato secondo lei tra i partecipanti alla marcia in questi 46 anni, quasi mezzo secolo ormai? Beh, che i partecipanti respirano l'atmosfera. Allora era un tempo di scontri ideologici, c'erano molte forze, ecco, allora anche nel discutere con chi aveva le idee diverse da noi, ecco, noi approfondivamo le nostre idee, cercavamo di esprimere anche in modo laico umano. Ci vogliamo avvicinare a te, che ci doni il comandamento dell'amore, per poterti seguire sulla via della generosità assoluta nel donarci, come ci insegni lavando i piedi ai tuoi discepoli. Per questo ti preghiamo. Signore, perdonaci la tua parte. La pace è un obiettivo grande che sta a cuore a tutta l'umanità, però il fatto di realizzarla implica veramente un impegno, una responsabilità che non tutti hanno il desiderio veramente di attuare. Viene fuori che tutte le guerre sono state offese da altri popoli, non vuole parlare di quelle. Allora stasera mi risento tutta quella gioia, quella voglia, quella passione e quel grido di pace che quotidianamente poi è continuato nella mia vita. Gli auguri di pace di Monsignor Bettazzi per il 2014. Gli auguri che quanto il Papa ci sta dicendo possa essere accolto con serenità, con impegno e con entusiasmo, che ci sia davvero lo spirito della comunione, del dialogo, della fraternità, e vorrei dire che i giovani sentono la loro responsabilità di ringiovanire il mondo, che noi alla nostra età non abbiamo saputo che farlo invecchiare. Il Santo Padre affida i voti e le speranze alla materna intercessione di Maria, madre del Principe della Pace, perché l'umana esistenza sia colma di gioia e di speranza,